Ciao a tutti, oggi volevo vedere insieme a voi una nuova modalità che sta arrivando in Microsoft Teams per la condivisione dei contenuti all'interno di un meeting. Spostiamoci immediatamente all'interno del mio Microsoft Teams. Come vedete sono già in una riunione, sto facendo una riunione con questo utente di test user, che è uno dei nostri utenti e che mi serve per farvi vedere la nuova funzionalità. Il tasto per condividere è rimasto sempre lo stesso, lo trovate qua su in alto a destra, oppure potete usare lo shortcut CTRL MAIUSC più E. Una volta fatto clic, se vi ricordate, quello che succedeva prima era che nella barra in basso venivano visualizzate tutte le opzioni di condivisione che avevamo all'interno della vecchia versione di Microsoft Teams per quanto riguarda questa funzionalità. Adesso invece appare un pannello che rimane sempre in alto a destra per la condivisione del mio contenuto. Come prime opzioni ho la condivisione dello schermo e qui mi fa vedere tutti gli schermi che io ho disponibili all'interno del mio computer. Successivamente ho la possibilità di invece di condividere una singola finestra di applicazioni che sono aperte all'interno del mio computer. E se vedete già questa funzionalità è stata notevolmente migliorata. Questo perché, se vi ricordate come era prima, il pannello in basso era organizzato sempre in questa divisione, quindi c'erano a sinistra gli schermi, poi c'erano le applicazioni e poi in fondo c'era la possibilità di scegliere un file PowerPoint. Però qual era la grande differenza? Innanzitutto che le finestre erano tutte aperte, quindi se ne avevi tante era un po' confusionario scegliere la finestra giusta o anche magari scegliere lo schermo più corretto. E in aggiunta noi vediamo gli schermi in primo piano, che è un po' la tipologia di contenuto che si condivide più spesso. E nella vecchia modalità era anche molto semplice sbagliarsi, perché a un certo punto la barra in basso praticamente faceva uno scattino, perché quando venivano caricate tutte le applicazioni faceva uno scattino un po' più in alto e capitava che al posto di scegliere lo schermo giusto veniva scelta una sola applicazione. Questo è uno dei classici problemi che hanno tutti con Teams quando condividono il proprio schermo. In questo caso invece ho l'impostazione sullo schermo in prima visione. In più è stata anche migliorata, secondo me, quella che è la visibilità per includere l'audio del proprio computer quando si condivide lo schermo. Questa secondo me è una opzione molto utile. In basso vedo poi invece tutte le presentazioni PowerPoint che ho modificato di recente, che sono disponibili per l'apertura. Oppure posso anche decidere caricare una nuova presentazione oppure di ricercarla all'interno del mio OneDrive. E anche in questo caso vedete che la UI è stata notevolmente migliorata. Se faccio clic invece sulle finestre, vedo tutte le finestre che ho aperto e anche qua vedete che è molto più semplice selezionare la singola finestra che voglio condividere. In questo caso però ricordatevi sempre di non incappare in quello che è un po' un altro degli errori classici che si fanno quando si condivide un contenuto con Teams, che è quello di magari condividere una singola finestra e poi dimenticarsi e aprire altre finestre. Ricordatevi sempre che le persone continueranno solamente a vedere la finestra che avete condiviso in prima istanza. Quindi per ritornare indietro vedete che c'è questo bel pulsantino qui e riusciamo a ritornare a quella che è l'interfaccia di prima, che spero che siate d'accordo con me è stata notevolmente migliorata. Benissimo, vi volevo far vedere questa novità che sta per arrivare anche sul vostro Teams. Io la vedo un po' prima perché ho l'opzione Targeted Release abilitata, che mi permette quindi di vedere quelle che sono le novità che sono in preview pubblica all'interno di Microsoft 365. Ci vediamo presto per un prossimo video. Se volete seguire tutti questi contenuti, queste informazioni, mi raccomando, fate un bel like e sottoscrivetevi
nel canale YouTube, all'interno del podcast o nella pagina Facebook o Instagram, così che riuscirete a ricevere tutti i contenuti che creo settimana per settimana. A presto!